Consuntivo 2018, pomo della discordia. La patata bollente del consuntivo 2018 sarà discussa in Consiglio Comunale, che si riunirà all'Urban Center per i noti motivi dei lavori del quarto piano di Palazzo Vermex. La Commissione Bilancio boccia all'unanimità il consuntivo 2018, il sindaco trema per i contributi erogati in 6 ore ad associazioni dal fondo di riserva, lo afferma il consigliere comunale nonché presidente Salvo Castagnino. I revisori richiamano anche una sentenza del TAR di Lecce. In aula sarà scontro su molti argomenti, compresa la mancata vigilanza del presidente del consiglio sulla gestione del fondo, così come è previsto dall'articolo 18,3 del regolamento di regolarità contabile. L'approvazione del rendiconto di gestione per il 2018 è l'unico argomento posto all'ordine del giorno della seduta del Consiglio Comunale, fissata per questa sera. Poche ore dalla riunione, il gruppo Siracusa Protagonista ha rilanciato la questione relativa all'utilizzo, a loro dire inappropriato, del fondo di riserva. Rispondendo al quesito posto dalla quinta commissione consiliare, il Collegio dei Revisori Legali del Comune Capoluogo ha puntualizzato che la carenza di motivazione è un tipico vizio di legittimità. Ed ancora il Collegio osserva che il fondo di riserva non sembra poter essere utilizzato per finanziare il capitolo per assegnare contributi alle associazioni. Il Collegio si riserva di approfondire ulteriormente la questione anche tramite l'analisi dei provvedimenti concessivi, volta a determinare l'effettiva fattispecie di spesa effettuata nel capitolo. Abbiamo utilizzato quei fondi, dice il sindaco, per abbattimento delle barriere architettoniche, sicurezza nelle strade, politiche sociali ed eventi culturali. Nel mese di luglio ho ricordato la realizzazione della rampa per disabili del Monumento dei Caduti, gli interventi per le case popolari, quelli di emergenza nelle scuole. In quella circostanza il primo cittadino aveva sottolineato che la provenienza politica delle polemiche era del tutto pretestuosa. Nel 2018 sono stati utilizzati 75.000 euro, di cui 40.000 per lavori pubblici, scuole, strade, edilizia popolare, 30.000 per comunicazione istituzionale e 25.000 per patrocinare manifestazioni culturali, feste archimedee della patrona Santa Lucia e per partecipare all'UNESCO. Pronta la controreplica del Presidente della Commissione Bilancio. Le giustificazioni con dichiarazioni, ma con atti alle mani.